no, in realtà così si dovrebbe fare, fare il porta a porta. Noi stiamo facendo il porta a porta, casetta che sei, con Ciro Guerriero, salve avvocato. Insomma, le persone vogliono avere il contatto, anche perché diciamo è la forma migliore, perché bisogna guardarsi negli occhi, anche se purtroppo devo fare una denuncia, come al solito, che ci sono delle imposizioni da parte dei grossi, dei big, e anzi semmai sono state anche manipolate alcuni sondaggi che riportano alcuni candidati a percentuali basse, quindi è anche una manipolazione del voto, quindi quasi a far capire che il voto non è utile per i piccoli, e semmai fare sempre dei confronti tra i grandi. Io sono tra i piccolini, mi presento con una sola lista, ma con un motivo molto semplice, che con una lista Caserta Castè, mettendo la croce, diciamo, non porti la croce. Se tu sei realmente diciamo favorevole a Caserta Castè, anche per quello che è stato diciamo nei giorni e negli anni passati, nei giorni, io dico, perché a noi è un quotidiano essere, diciamo, tra la gente, come vedi mi avete preso all'intrasarta, come si usa dire, tra le persone. Noi facciamo questa, vogliamo stare con le persone, vicino alle persone, per dare un messaggio di positività, che noi ci siamo stati, ci saremo e ci siamo, però è anche normale che dobbiamo avere la cittadinanza vicina, e deve essere anche diciamo una cittadinanza che abbia il coraggio, perché ora manca il coraggio qui a Caserta, perché certe volte anche delle scelte azzardate fanno paura, io mi rendo conto, e semmai anche diciamo alcuni personaggi che sono noti, però non hanno operato bene, è sotto gli occhi di tutti, le strade, i negozi, ci giriamo, guardate, è una città deserta, io non voglio questa città deserta. Io sono favorevole anche alla Movida, lo voglio dire, ma non in clima elettorale, perché io sono stato anche una persona molto attiva per quanto riguarda la Movida. Chi più di me può, diciamo, capire le esigenze anche dei giovani, che spero che mi siano a fianco. Sono uno, perché bisogna ricordare certe cose, sono uno degli artefici del Capodanno in piazza Dante per 5 anni con un grandioso successo. Non è mai successo una rissa, non è mai successo nulla, quindi dipende anche da quello che andiamo a proporre alle persone musicalmente e tutto il resto appresso, quindi ci vogliono delle persone anche competenti anche per i settori, e poi anche delle persone che siano coraggiose, perché non è detto che delle persone diciamo che non abbiano esperienza, perché poi a questo punto, se hanno esperienza, anche i vari politici sono dei tuttologi, e quindi poco poi sanno fare. Io sono per una città viva, la voglio, voglio che sia data un'identità a Caserta, perché ancora tutt'oggi non si sa se è una città turistica, se è una città alimentare, se è una città veramente non una città sportiva. Io penso che comunque bisogna dare veramente una svolta, e voglio che le persone mi siano a fianco, perché voglio non soltanto io entrare a Castrovignano come sindaco, come diciamo consigliere, perché poi non si può sapere, perché torno a ripetere, ci sono delle grosse imposizioni, me ne assumo ogni responsabilità, sappiamo anche benissimo che nei rioni, dove giustamente si decide il sindaco, stanno girando anche i soldini, e non ce lo neghiamo, e io invito la magistratura a fare chiarezza su queste cose, perché sono ben note a tutti quanti, ma l'unico che ha purtroppo a fare le denunce sono sempre gli stessi, e in questo caso Ciro Guerriero di Caserta Castè, che vorrebbe dire non Caserta Castè in maniera denigratoria, ma con orgoglio dire Caserta, a Safa Castè, insomma, infatti i ragazzi stanno ridendo, insomma, voi vorreste dire Caserta Castè, vedi, con orgoglio, mi fanno il cenno con la testa. Allora, raga, io sto sul pezzo, sto sul territorio, se qualcuno mi dice che non sono conosciuto nei sondaggi, veramente deve essere un folle. Però intanto si cerca, torno a ripetere, a manipolare il voto, perché così dice il voto non è utile. Questo non sta bene, bisogna essere diciamo democratici, bisogna anche accettare la sconfitta, perché poi alla fine quelli che decidono sono i casertani. Voglio dirvi anche in questo momento, se andate all'ufficio anagrafe, c'è una fila che vogliono votare, vogliono la carta d'identità, però qualcuno mi ha telefonato poc'anzi dicendo: Ciro, io non so come fare per la carta d'identità, stiamo sempre aspettando qui fuori e ci vogliono mesi. Quindi anche questo è un
po' una manipolazione, non c'è libertà, già siamo un po' sfigati, uso anche dei termini non tanto politici, maccheronici, perché ci sono tante persone che sono sfiduciate e non vogliono andare a votare, e io proprio anche su quella fetta mi sto, diciamo, dedicando, perché voglio che fortemente vadano a votare le persone, perché devono esprimere, anche se non vogliono esprimere Ciro Guidi, ma devono esprimere un candidato, si devono prendere le proprie responsabilità, in modo che non possano dire ma quello e quell'altro. È anche normale, scusatemi se mi dilungo, ci sia il famoso discorso del 31 e il 32, perché sappiamo bene che nelle liste vengono messe dei personaggi che non servono, per carità, il modus operandi è sempre lo stesso, 30 persone che cercano di spaccare le famiglie, e poi se il 31 e il 32 sono quelli là che devono essere eletti al Consiglio Comunale, e poi ci rivediamo nuovamente queste persone che da 20 anni sono sul Comune di Caserta. Quindi non ci lamentiamo, non vedo una giunta, non vedo degli assessori che dicono, nel vecchio spot elettorale si diceva il sindaco capace, giunta chissà quale, da quale mondo doveva... Io dico, vi invito, scende sul pianeta Terra, scegliere le persone normali che siano tra la gente e sappiano le esigenze del cittadino, perché il cittadino, parliamoci chiaro, se andiamo a domandare a qualunque persona, anche la signora vuole normalità, vuole che ci sia lo spazzamento, vuole che ci sia la sicurezza, vuole che diciamo sia una città attrattiva, che vengano qui i turisti a Caserta, non c'è un gemellaggio tra comuni e diciamo beni culturali, non so se state assistendo, anche se andate fuori la flora, ma per carità, l'erbaccia, piante che non sono tagliate bene, ora non c'è una tinteggiata. Ho fatto anche delle provocazioni, che sono andato anche a tinteggiare la reggia di Caserta, nel senso di cancellare, perché anche quello, signori, con un Google Map che noi passiamo, diciamo, vediamo quella ruggine che non è che sta da oggi, ho invitato, però è una città silente, quasi accondiscendente a quello che succede, secondo me non va bene, bisogna avere un riscatto, ci vuole una rivoluzione, raga. Purtroppo lo so, è brutto, ma rivoluzione, attenzione, non armata, una rivoluzione di pensiero, di persone capaci, i giornalisti, raga, noi voglio fare un appello a voi, ragazzi, voi dovete essere la penna della verità. Cioè, non potete farvi sempre, cioè, non è per tutti, farvi comprare per chi mette lo sponsor sul proprio giornale e allora prende la percentuale più alta. Signori cari, io per esempio non ho avuto la possibilità, ma non perché non ho, sono tirchio, chi mi conosce sa che sono alquanto... Quando posso aiutare una persona, anzi, non mi faccio fare i selfie mentre che sto aiutando un invisibile. Ho un gazebo anonimo quasi su Corso Trieste, dove praticamente ci incontriamo con le persone, ascoltiamo le persone, perché io voglio stare in mezzo alla gente, non voglio i luoghi chiusi, non voglio, anche da sindaco. Io non sarò mai il sindaco che sarà chiuso in una roccaforte. Per me Castropignano sarebbe da abbattere. Anzi, molto probabilmente, se io sarò, farò una cosa anche molto simpatica. Appena arriverò con il disinfettante, perché là ci sono proprio i tarli e il male di Caserta. Ragazzi, non abbiamo paura, c'è il male di Caserta, il male delle persone che hanno fatto male a Caserta. Possiamo, deve entrare? No, sta pensando e sta condividendo quello che sto dicendo, quindi al mille per mille, come vedi, le persone non è che io le chiamo, condividono il mio pensiero, quindi se io sono folle, molto probabilmente io devo dire soltanto una cosa, che ora chi va a votare determinati personaggi che sono noti alla città, che hanno distrutto la città, stanno da 15 anni, se non, per non dire 20 anni, qualcuno sta passando, buongiorno, vedi le persone e dicono che non mi conoscono, state bene, sto facendo con la mano così in continuazione, nelle percentuali sono basse, e allora dico, signori cari, che cosa dobbiamo dire? No, ci sono un sacco di cose a Costa Zero che io ho proposto anche, ora ti faccio, allora io, perché sono anche un fiume in piena, io penso una cosa, che oggi chi, tanto per fare, vota queste persone, è come un pollo, non me ne vogliono i casertani, non voglio offendere, però ci sia una percentuale forse di polli casertani che si vogliono infornare da soli nel Giro Rosso. Quindi questa città sarà una città associata, Caserta, al Giro Rosso, perché ci saranno dei polli che si vanno a infornare da soli sapendo a quello che si va incontro. Cioè, come vede, ci sono delle persone che sono fermate e stiamo facendo anche un po' di assembramento in questo momento, e mi fa molto piacere che stiamo facendo anche una forma di comizio. Però torno a ripetere, ci sono delle cose a Costa Zero, mettiamo Piazza Dante, non so se ha visto, ci sono delle aste, ok, lei che cosa ne pensa, tanto per farti capire, se io mi metto in contatto con delle varie ambasciate, no? Ok, varie ambasciate, perché noi facciamo parte della comunità europea, quindi immaginate che ogni 15 giorni con una calendarizzazione fatta a Caserta, loro stanno dicendo una cosa, diciamo, un po'
su due piedi e facciamo, diciamo, delle manifestazioni e un gemellaggio con delle città europee. Spagnola, ad esempio, viene l'ambasciatore spagnolo, ci siamo un gemellaggio con la Reggia che a pochi passi e si appone la bandiera della... Secondo voi, voglio dire, con questa cretinata si riempiono gli alberghi, si riempiono i ristoranti, viene gente a Caserta? Perché io ho notato una cosa, basta che facciamo un semplice street food e viene gente. Allora, signori cari, Caserta è ubicata in un punto strategico, io lo chiamo, non volete, io amo, a differenza di altri che si battono in petto e dicono di amare la città, ma forse molto probabilmente non sono neanche casertani, però io dico che Caserta è l'ombelico del mondo. Se noi mettiamo un mappamondo su una scrivania e vediamo la posizione di Caserta, a noi ci manca forse molto probabilmente soltanto il mare, che Vanvitelli ci voleva portare. Ok, perché per altre cose è raggiungibilissima da tutte le parti del mondo. Noi dovremmo vivere soltanto veramente di turismo. Cioè noi dovremmo stare seduti a accogliere i turisti, qua non sappiamo neanche accogliere i turisti, qua si è mangiato sui turisti. E io faccio anche un grido di allarme. Ora su questi fondi che devono arrivare, l'ho scritto anche, vabbè non voglio fare pubblicità, ho mandato un comunicato stampa dove le mafie e la Camorra ci vuole mettere le mani sul PNR, che ora arriveranno i soldi. E quindi per questo ci sta questa grande corsa, anche al dispendio di pagamenti. Io lo dico, signori, non ho paura, veramente non ho paura. Qua ci stanno pagando i voti, stanno continuando a pagare i voti nelle zone rionali. Siamo arrivati a 100 euro, prima erano i 50 euro, la signora anche mi fa cenno con la testa, lo sanno tutti. Cioè, allora fammi capire una cosa, ma la magistratura che sta facendo? Poi doveva documentare, invece poi 200 poi fatto 200. 200 devo fare, ma tanto che non devo, vedi, c'è qualcuno che mi suggerisce. No, io invece penso di essere a servizio del cittadino. Vorrei veramente cambiare un qualche cosina, ma non è che voglio fare promesse. Signore, ma avete notato se qualcuno ha parlato di programmi? Di qualche candidato sindaco? Non si parla di programmi, perché nulla si può fare. Io nulla ho promesso, però ho fatto un programma di cose fattibili, come quello vi stavo dicendo per le bandiere con le ambasciate, quindi con un gemellaggio. E immaginate, ci sta la festa, grazie, buona giornata. Ci sono delle feste anche comandate, come la festa di Sant'Anna, come la festa, diciamo, che sono proprio calendarizzate, aggiungendole a delle altre che sono delle, diciamo, delle goliardate, se così si può portare, si può fare una calendarizzazione, però deve essere, qua ci sono degli eventi, ad esempio alla Flora mi dicono che ci dovrebbe essere una manifestazione universitaria, nessuno lo sa, se domandiamo, nessuno sa che ci sta questo tipo di manifestazione. Immaginate un monumento ai caduti, voglio dire anche un'altra cosa e poi taccio, perché giustamente non è che dovete passare la giornata con me. Monumenti ai caduti, ho fatto un sacco di denunce che purtroppo ancora oggi ci sono persone che usano sostanze stupefacenti, ma ad alto livello, cioè nel senso che eroina, lasciano in quel luogo dove voi sapete benissimo, perché siete anche voi dei ragazzi che vanno a festeggiare il compleanno, vanno a stappare per la notte prima degli esami, vanno a fare vari eventi, i ragazzi si possono correre il rischio di essere punti da degli aghi. Perché non riqualificare quella zona? Si parla di Macrico quando il Macrico non è nostro. Signori cari, non ho tempo di parlare per il Macrico, il Macrico per il momento deve rimanere così. No, non voglio nessun cavallo di Troia. Ragazzi, io non mi faccio abbindolare da nessuno. Allora, poi riguardo il monumento, immaginate quest'altra cosa e siete ragazzi e ditemi se questa cosa vi piace. Allora, con pochi spicci, far di nuovo riaprire il parcheggio, metterlo per i casertani con, diciamo, con, diciamo, delle tariffe alquanto basse e significative anche per l'intera giornata, e immaginate una ripulitura anche da sotto, diciamo, il parcheggio, sopra si sale e ci sono dei negozi tipici con prodotti casertani a vetrate, ok? Immaginate sopra un ristorante bar dove tu mangi con un d'inverno, diciamo, con le vetrate chiuse che si vanno a scorrevoli, si vanno a chiusura, quindi con anche con il caldo, con tutti i comfort. Sotto ci metti anche un baby parking per i bambini, che, diciamo, ci sono tanti genitori che vogliono continuare a divertirsi anche da sposati, e lasci con la telecamera il bambino sotto e sopra vai a mangiare. Il monumento ai caduti retrostante diventa un palco naturale dove ci può essere un pianista, ci può essere un artista di Amici, ci può essere un concerto, un festival bar che inizia, sì, con una cena e finisce dopo a mezzanotte. Buonanotte a tutti, però viene gente a Caserta o no? Vi piacerebbe questa cosa?
votate Ciro Guerriero e vi rendo queste cose a quasi a costo zero fattibili. Altre cose non ve le dico perché purtroppo forse sono un visionario, ma purtroppo bisogna osare in questa città, perché questa città ha delle potenzialità incredibili. Ragazzi, fatemi dire con l'aiuto del voto, Caserta, che sei con orgoglio, per favore, grazie. Grazie a lei.